Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera tra i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Oggi, raga, ci siamo fermati un attimo prima di arrivare nella destinazione in cui voglio portarvi, perché vi sto portando in un posto veramente pazzesco. Vi sto portando a Villa De Vecchi. Su Villa De Vecchi cadono veramente tantissime leggende. Ve ne leggo qualcuna. Girano voci che su questa villa siano stati commessi degli orrendi omicidi. Ci siano strane apparizioni, che ci sia una fontana addirittura che zampilli sangue proprio nei pressi di questa, del bosco di questa villa. Ma la cosa più raccapricciante che avvolge questa casa rossa, la Villa dei Vecchi, sono storie di riti e messe nere che si svolgono proprio all'interno di questo posto. Quindi oggi noi andremo lì per cercare di fare delle rilevazioni e cercare effettivamente di capire in questo luogo che tipo di energie ci saranno. Io prevedo veramente un'indagine pazzesca. L'ultima volta che siamo andati là ci sono state veramente tanti riscontri. Abbiamo avuto il sensore di movimento che si è acceso in autonomia. Abbiamo ripreso una strana voce dal nulla con lo zoom e credo che anche questa sera ne vedremo delle belle. Voi siete pronti? Sì. Siete ancora in tempo per tirarvi indietro? No, c'è anche la neve. Anche con il freddo e il gelo, ormai siamo qui e andiamo avanti. E allora andiamo perché si è fatta una certa. Andiamo. Andiamo. Villa De Vecchi è classificata come la villa più infestata d'Italia e l'aria che si respira già dall'esterno è la stessa di 4 anni fa. Percorrendo qualche metro, entrando nell'atrio principale, incontriamo per caso Manuele, un fotografo professionista che per passione scatta fotografie nei luoghi abbandonati. Ciao! Ciao! Posso chiederti una cosa? Sì, Fa piacere, certo. Fabio. Piacere, Manuele. Ho visto che stavi facendo delle foto. Sì. Tu è la prima volta che vieni qua? Non è questa la prima volta che vengo alla Villa dei Vecchi, ma questa volta sono venuto attrezzato per fare delle foto che l'altra volta invece non ero riuscito a fare e ci tenevo proprio perché è un ambiente molto particolare che parla da sé. Beh, sì, Sembra effettivamente tutto. anche una villa che è ricca di storia, di Sì. affreschi, di. Tu pensa che è una villa del 1800, voluta proprio da De Vecchi. È commissionata poi a un architetto che si è ispirato a tematiche orientali e ha creato quello che adesso riusciamo a intravedere. Una Però curiosità se. mia, mi arrivano un sacco di segnalazioni di persone che vanno in posti come stai facendo tu adesso, che scattano delle fotografie e si trovano magari delle nebbioline oppure magari proprio la sagoma di persone. Volevo capire se a te magari ti è capitato in questo momento di filmare qualcosa. Questo francamente no, di vedere delle tracce poi sulla foto tangibili su una foto no. D'accordo, senti, io ti Sì. chiedo scusa per il disturbo, ti Ma lascio al tuo lavoro figurati. e che dire, ti Buon lavoro ringrazio anche tanto. a te. Dopo una breve intervista, lasciamo Manuele al suo lavoro, perché attendiamo l'arrivo di Walter, un operatore olistico che è già stato qui tempo fa e con cui oggi faremo degli esperimenti per rilevare delle energie come nessuno ha mai fatto prima. Oh, ciao Walter! Fabio, come Come stai? stai? Ce l'abbiamo fatta, sembra Sì. di È stare in Nepal con questo freddo, ma ci vero. sta. Ci siamo attrezzati con piumini, Questo arriva giubbottone. dal Nepal, tra l'altro questo pure, quindi siamo in La tema. neve ce l'abbiamo. La neve ce l'abbiamo, siamo ad aprile. Ecco. Va bene, però siamo qua, bellissimo, Sì. bellissimo. Allora,
come ci siamo detti pochi giorni fa per telefono, io ti ho invitato qua perché so che a parte quello che fai, che vedo già che hai uno strumentino in mano, so che tu sei già stato qui a Villa dei Vecchi. Sono già stato a Villa dei Vecchi, eri un posto un po' da... cosa faccio domenica? Andiamo a cercare dei posti un po' strani, okay. Queste cose un po'... chi è cresciuto con i Goonies lo sa, andiamo a trovare la villa maledetta, insomma. Esatto. E qui sono venuto qui, proprio per curiosità, posto meraviglioso, bellissimo anche nel suo degrado, comunque sempre veramente bello, però ti rendi conto che poi quando c'è un posto che ha una certa leggenda, quell'aura attorno, poi arrivi qua e ci aspetta, però forse qualcosa c'è, vero. Oltre la bellezza, il degrado va bene, ma c'è qualcosa di più, quindi sì. Ho accettato molto volentieri questo invito, quello che faremo oggi, perché il posto così non si poteva assolutamente. Assolutamente sì. Sì. Tu ascolta, hai mai avuto delle esperienze, hai percepito magari delle energie proprio in questo luogo, in questa villa? Allora, in questo luogo nello specifico no, so che per esempio poi sono arrivato diretto in questa stanza perché, se devo dire, una stanza che mi ha colpito di più di tutta la villa è questa, che sarà lì un pianoforte, che c'è un cammino imponente questo pianoforte. Però assolutamente sì, qui proprio mi arriva come attrazione, forse come fascino, come energia. Per quello che poi faremo oggi, lo vediamo dopo, okay. Però devo dire che questa stanza mi colpisce molto, assolutamente sì. Allora, io qualche anno fa sono già stato qua ad indagare e proprio in questa stanza sono accaduti degli avvenimenti veramente molto curiosi. Ad esempio là, nella porta che vedi proprio qua nel salone principale. Quindi in questa stanza? Esatto, okay. Si è acceso il rilevatore di presenze, quindi noi eravamo qua che stavamo facendo le domande sul pianoforte e questa luce si è accesa praticamente dal nulla, come se qualcosa fosse proprio passato dalla porta. Quindi, allora Walter, visto che sei qua e visto che hai avuto delle esperienze, delle sensazioni, sì. Hai portato questi fantastici strumenti, ne hai altri nello zaino, io direi che possiamo tirarli fuori e fare sì. Un giro insieme. Assolutamente sì, sono molto curioso. Perfetto. Allora Walter, prima di tutto spiegami che cos'è questo strumento. Allora, intanto diciamo che non sono un musicista, così come si intende in Occidente, quindi a livello tecnicismo non è il mio lavoro. Io lavoro con energie, poi ne parleremo in un modo. Sicuramente con tutto quello che riguarda il sonoro, i trattamenti che faccio, insomma, c'è una reazione in base al posto in cui ci si trova, quelle persone, è incredibile da spiegare, a volte non ce lo si spiega proprio, come uno strumento suonato in un certo modo, in una certa posizione, anche in un certo angolo di una casa, di un ambiente, improvvisamente cambia completamente il suono. Questo in Asia, dove io ho studiato per tanti anni, dove insegno, si parla di blocchi energetici, dove c'è come ad esempio una contrattura, diciamo così, anche fisica, muscolare, okay. Vado a colpire uno strumento musicale, vicino a questa contrattura, a questo blocco, il suono diventa più cupo perché le onde non riescono a passare. Okay. E questo si fa proprio anche negli ambienti, proprio come pulizia energetica nelle case, in Oriente è una cosa che si fa all'ordine del giorno. Usanza. Sì, da vecchi saggi, con vecchi saggi, monaci, con degli strumenti, anche questi in questo caso, vai a suonare per capire dove ci sono e se ci sono magari dei blocchi. Se una persona compra una casa nuova, prima di comprarla, anzi, si fa una rilevazione. Qui si chiama un geometra, piuttosto che li chiamano il monaco con uno strumento tipo questo. Oppure se ci sono dei problemi in casa, in famiglia, di solito sempre in Oriente, aspetta che chiamo lo sciamano piuttosto che il monaco, facciamo vedere dove c'è un blocco, andiamo a pulire okay. energeticamente. Poi ovviamente per chi ci crede o non ci crede non è quello il discorso è che se c'è un blocco a volte lo senti, soprattutto certo. Gli scettici ti dicono guarda, non ci credo a queste cose, però sento che c'è qualcosa che non va. Quindi io me la manterrei lì così per non okay. andare nel religioso, nello spirituale, certo. Che molti nel rispetto poi di chi non ci certo, crede. Prendiamo molto con le pinze comunque sì. Tutti questi. Però è quella cosa interessante di questi strumenti, che sono strumenti che si trovano dappertutto, è che lo senti ad orecchio, non c'è una motivazione per il quale quella nota a un certo punto si stoppa okay. o cambia, quindi è qui, tutti possono sentirlo. Certo, allora io direi che guarda, provo anche io un K2, vediamo se riusciamo a trovare una relazione tra sì. il tuo strumento e il sì. mio. Certo, questo è molto interessante, va bene, quindi andiamo.
Iniziamo. Iniziamo da qui. Questo rileva anche il suono. Le variazioni di campi elettromagnetici, perché okay. Si pensa che gli spiriti siano fatti di energia e per interagire con noi, come in questo caso, riescano ad alterare e variare il campo elettromagnetico e dare appunto delle... Te lo chiedo perché siamo entrati da questa porta che immagino fosse uno degli ingressi principali e non appena ho suonato la prima volta, non so se hai notato, c'è stato subito un picco. Immediatamente. Guarda. E adesso, ecco esattamente, eravamo in questa zona qua. Ti chiedo questo anche perché appunto ho continuato a suonare, a un certo punto ha smesso, quindi esatto. Non c'è una relazione tra il suono e esattamente quello. Però bello che siamo appena iniziato, suonato, c'è stato subito un cambiamento. Guarda, io proverei a fare una domanda, vediamo se si manifesta, si palesa questa presunta energia, perché in questo momento io qua, proprio davanti a noi, sento proprio un... vedo anche un po' delle sensazioni un po' strane proprio qua al petto. Vedere se riusciamo a avere una relazione tra le due strumentazioni. Quindi io chiedo che se c'è un'entità qui in questo posto davanti a noi, può darci la prova che è qui accendendo il mio strumento che ho in mano? Davanti a me qui? No, vicino allo strumento che sta suonando. Guarda. Allora, senti, direi di fare una rilevazione con questa è una campana tibetana che arriva dal Nepal. Proviamo a suonare. Abbiamo visto prima di là con lo strumento che si chiama K2. K2. Di solito con queste, suonando, anche facendo trattamenti sulle persone con le campane addosso, non entro a parlare di chakra, energie, però a un certo punto c'è un cambiamento di, oltre che di vibrazione che sente la persona, ma anche di suono, ed è udibile, come ti dicevo prima, okay. Da tutti. Quindi proviamo anche qui, essendo un ambiente, sì. Poi mi muoverò soprattutto negli angoli, vediamo se può cambiare il suono. Mi metto qua a fianco a te che sì. Non vorrei interferire con... Va bene, proviamo. Già, senti comunque qui, si intensifica un po', non so se si sente. Dall'alto un suono che si spegne e poi si riclassifica. A questa altezza qua? Qua. Adesso diminuisce perché anche sulle persone, quando si parla di energia, andando a fare dei trattamenti riequilibranti, si vanno a sciogliere queste tensioni. Quindi il suono diventa poi una nota unica, quindi ci sta che a un certo punto sparisce quel blocco. Ok. Possiamo provare da altre parti. Funziona soprattutto negli angoli, quindi lo proveremo un po' dappertutto.
girati lentamente verso destra. Fermo lì. Riapri pure. No, direi a parte questo angolo qui un po' rognosetto, ma qua anche dove forse è caduto l'albero tra l'altro fuori, il resto direi che la sua campana suonava bene, a parte qui c'era stato un momento lì, ma si è, ti dice, un po' riequilibrato un po' tutto, la nota poi è andata. Ho fatto questa cosa su di te perché spesso c'è una persona all'interno di un ambiente, cambia completamente l'energia, sì, o la persona può assorbire, diventare quasi come l'energia dell'ambiente, ok? E quindi va a cambiare, però su di te sentivi le vibrazioni? Sì, assolutamente sì. Quindi ecco, anche per farti capire, non è ci credo, non ci credo, tipo è fisico. Certo. Però non ci sono state rilevazioni o cambiamenti particolari, quindi direi qua va bene. Ok. Con questo strumento direi che siamo a posto. Sì. Va bene. Passiamo alla parte, diciamo, secondo me più cruciale. Sì, anche secondo me. Dove entri. Sì, sì, la sento, la senti anche tu, e... ma poi tutti vanno di lì, e quindi per forza. Per forza bisogna andare. Andiamo, yeah, va. Yeah. Effettuata la pratica con le campane tibetane, all'interno di questa stanza, ci dirigiamo nel salone del pianoforte, una delle stanze più attive della villa, e dove già tempo fa avevo riscontrato delle forti anomalie. Questa volta Walter si servirà di un gong, con il quale andremo ad effettuare una pulizia energetica, e ci spiega che qualora ci fosse qualche energia, le variazioni del suono saranno nette e ben definite. Certe cose, K2 si chiama, sì. Ecco, ogni volta che solo parlare di certi argomenti aumenta le varietà, sì, anche senza necessariamente suonare, è vero. Quindi il discorso proprio di portare il discorso di vibrazione, anche di emozioni, quando parlo di una cosa che è un'emozione, c'è una risonanza, vero. Okay? È vero. Quindi per dire, io lo trovo sempre un posto meraviglioso, bellissimo, e se prima abbiamo rilevato delle cose, adesso non ci sono più, io mi sento molto bene, tranquillo, sereno, non ci sono più le cose di prima. Certo. E non avrebbe senso, se non che si è proprio sciolto quel tipo di blocco di stasi che c'era. Quindi sì. Credo che questa sera qua dentro faremo delle belle rilevazioni. Walter, io intanto ti ringrazio, non so veramente come ringraziarti, e il tuo aiuto è stato grazie, davvero... Grazie.
no, davvero essenziale. Io ringrazio te anche perché poi parli di queste cose alle persone, sono abituato ai miei amici che mi prendono in giro, alcune campagne tibetane ancora con queste pentole, però mi interessava e grazie veramente perché ci sono degli strumenti qua che rilevano delle cose, quindi ecco, poi non è un discorso, ripeto, religioso, fantascientifico, si può dimostrare e misurare. Grande. Ok, aspettavamo il buio è arrivato, io ho già acceso il K2, oggi ci sarà Sara con la telecamera notturna, siamo ufficialmente a Villa De Vecchi e quindi entriamo. Ci siete? Sì, sì. Mi dai una mano? Sì. Troppo alto. Ok, raga. Lì abbiamo fatto il nostro campo base, quindi un luogo dove non andremo. Iniziamo con le domande.